Piton era il molliccio di Neville. Ha trattato male Neville, ingiustamente, fino a diventare il suo molliccio, la sua più grande paura. Sì, lo ha fatto. Eppure vorrei ricordare che i mollicci prendono la forma delle paure, non delle persone o esseri più cattivi della Terra. L'argomentazione del Neville ha come molliccio Piton invece che le persone che hanno torturato fino alla follia i suoi genitori, non regge. È atta solo a far passare Piton come un mostro, cosa che non è. I mollicci sono rappresentazioni di paure, non paure effettive. Tralasciando magari le fobie, e Ron, ti capisco, amico mio, anche io sono aracnofobico. Ma a parte quelle, ad esempio Harry vede i dissennatori invece di Voldemort, e di certo il mago oscuro è mille volte più cattivo. I dissennatori rappresentano la paura di Harry, come Hermione che canonicamente vede la McGranitt come molliccio. Certo, nel suo caso, l'insegnante le dice che non ha passato l'esame e le dà un brutto voto. Di certo Hermione non ha paura di Minerva come persona, per quanto sia sicuramente severa. La donna rappresenta la sua paura di fallire, non essere abbastanza e forse anche di deluderla. Vi sembra familiare? Piton per Neville rappresenta la stessa cosa. Neville è un ragazzino insicuro, sente inadeguato e di certo non è portato in pozioni. Il atteggiamento del professore non lo aiuta. Per questo la prima cosa che gli viene in mente davanti al molliccio è lui. Cosa importante è anche vedere che Piton era nella stanza, almeno nei libri, poco prima che i ragazzi entrassero nell'aula degli insegnanti, dove c'è appunto anche quell'armadio nel quale c'è il molliccio nascosto. Quindi Neville ha visto Piton pochi attimi prima. Vorrei anche ricordare che nel libro, come nel film, la scena è usata deliberatamente per tre ragioni principali. 1. Insegnare ai ragazzi che la paura si può affrontare e sconfiggere con la risata. 2. Mostrare il molliccio di Lupin per lasciare indizi sulla sua reale natura. Sappiamo che la Rowling è una giallista mancata. 3. Ridicolizzare Piton, che in versione molliccio viene vestito con gli abiti della nonna di Neville, cosa per la quale poi verrà anche preso in giro durante tutto il libro.